Sono 1.152 le famiglie ammesse nella graduatoria provvisoria provinciale per l'assegnazione degli alloggi popolari. Le domande presentate sono state 1.650. Gli italiani rappresentano il 62%, i comunitari il 4% e gli extracomunitari il 34%. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata domani sul sito di tutti i comuni della provincia. C'è tempo un mese per gli eventuali ricorsi. È comunque a disposizione il numero verde 800 821 182 per informazioni e chiarimenti. Le domande sono diminuite rispetto a 4 anni fa perché il Comune di Prato, l'amministrazione negli ultimi anni ha pensato di dare risposte multiple, diciamo, a quelli che sono i bisogni abitativi. Mi riferisco per esempio alla coabitazione, all'apertura di nuove strutture, al canone calmierato, che ricordo appunto l'intervento di Via di Gela. Diminuiscono le domande e aumentano gli alloggi a disposizione, un centinaio quelli di risulta, altrettanti nuovi. Noi immaginiamo che di qui alla fine del 2023 ci sarà la disponibilità di circa altri 200 alloggi. Abbiamo in questo momento circa un centinaio, poco più, di immobili, dei quali, attenzione, sono già pronti in realtà, altri in corso di esecuzione. Abbiamo comunque affiancato una grossa politica sull'incremento del patrimonio. È in corso di esecuzione un cantiere